Buonasera a tutti i nostri telespettatori, benvenuti al secondo appuntamento settimanale di Professione Motori e come sempre prima di iniziare a parlare dell'argomento di questa sera, tra l'altro una macchina importante che è stata presentata la settimana scorsa, a cui il nostro collega, che vado subito a presentare, Filippo Grardi, ha partecipato. Ciao Filippo, buonasera. Ciao Martina, buonasera, ben ritrovata a te e a tutti gli amici a casa ovviamente. Avrai tantissimo da raccontarci, sappilo, interrogherò in merito, e perché appunto lo hai anticipato anche in chiusura nella puntata di ieri sera. L'argomento dedicato a questa prima parte di Professione Motori sarà appunto della nuova Alfa Romeo Tonale, che vedremo sul mercato a partire dal mese di giugno per quello che appunto concerne il nostro mercato, mentre la vedremo addirittura a fine anno per debuttare nel mercato cinese. Filippo, lascio la parola a te perché so che tra l'altro c'era anche un embargo, quindi non abbiamo potuto sapere niente, e allora ti lascio la parola per raccontarci tutto. Alfa Romeo avrà una propria variante, e a livello di guerre, pandemie, certo, e quant'altro, e non dovesse succedere nient'altro di così. Filippo, io appunto ti do appuntamento a tra poco perché torneremo, certo, a parlare come ogni giovedì di motorsport, in questo caso di MotoGP, però ora lasciamo la parola a Gianfilippo Imparato, il CEO appunto di Alfa Romeo, che ci racconterà al meglio quelle che sono le caratteristiche di questa nuova vettura nella casa del Biscione, e a tra poco con Professione Motori, rimanete con noi. Bentornati alla seconda parte di Professione Motori, e come promesso alla fine del primo blocco torniamo a parlare appunto di motorsport, precisamente della MotoGP. Filippo, mi rivolgo subito a te perché ti vado un po' a riassumere quella che è stata la gara, perché appunto si è corso in Spagna sul circuito di Jerez, certo, dove appunto Bagnaia, appunto il pilota della Ducati, ha ottenuto la sua prima vittoria del 2022 dopo un weekend comunque perfetto, perché partiva dalla pole col record della pista e poi il trionfo davanti a Quartararo, che appunto arriva secondo in Spagna, appunto terza posizione per Espargaró, quarto Marquez e quinto Miller. Sì, assolutamente, prima di puntualizzante e doverosa anche per dalle spalle Marc Marquez, indemoniato, ma come al solito soprattutto negli ultimi istanti di gara un po' al limite in alcune traiettorie. Lo hai detto tu, appunto il secondo posto sul podio di Quartararo lo riporta in cima alla classifica con 89 punti all'attivo, dietro di lui Espargaró con 82, terza posizione Rins con 69, Bastianini 69, quindi a pari punti, poi abbiamo Mir 56, Bagnaia 56, Zarco 48, Binder e 44 punti Marquez. Filippo, ogni volta che parliamo della MotoGP stiamo poi a sottolineare il periodo nero che sta passando appunto il pilota Marc Marquez, che continua, e sicuramente prossime gare Le Mans e Mugello. Che gare saranno? Marquez, ormai è un mondiale per te sfumato, andato, o potrebbe ancora recuperare? Allora, tu partiti presumibilmente, eravamo convinti e in parte siamo convinti di essere di fronte a un pilota destinato a riscrivere la storia di questo sport. Però nello sport bisogna avere anche un po' di testa, e Marquez secondo me è di fortuna. Marquez secondo me negli ultimi tempi fortuna, però qualche cosina del suo ce l'ha messo. Ti aggiungo una cosa, notizia fino alla fine, perché in un mondiale così equilibrato un pilota costante come Rins secondo me la tirerà fino alla fine. Però notizia che in qualche modo vuole Espargaró a fare il secondo di Marquez, in attesa di capire se Marquez ritornerà o meno, ma ci sarà un... Assolutamente Filippo, infatti poi continueremo a seguire quelle che saranno tutte le vicende dei piloti e dei vari team costruttori. Filippo, però prima di chiudere, certo, la trasmissione della settimana appunto di Professione Motori, abbiamo sempre detto, lo abbiamo sempre sottolineato per quanto riguarda la MotoGP, di quanto sia un mondiale, soprattutto quest'anno, molto equilibrato. Tantissimi piloti veramente sono fioriti, possiamo così, certo, dire, perché tantissimi talenti, tantissimi giovani che ci stanno facendo vedere belle cose. Al battesimo nella classe regina. Sarà un mondiale incerto, mentre la Ducati è molto veloce, ma anche le qualità giuste per potersi portare a casa il titolo. Quindi spero veramente che possa essere un anno zero di questa stagione per lui e la Ducati ufficiale, la vittoria ad Erez, e che già dalla prossima in Francia, a casa di Quartararo, possano arrivare. Non ci resta quindi che dare l'appuntamento alla MotoGP per la prossima gara. Nel frattempo però io, Filippo, ti saluto e ti ringrazio, ti do appuntamento a mercoledì prossimo. Ciao Martina, ci vediamo settimana prossima, grazie naturalmente a chi ci ha seguiti. E ringrazio ovviamente tutti i nostri telespettatori, l'appuntamento con Professione Motori è per la prossima settimana. Arrivederci e buona serata, grazie.